Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Oggi sono un po' fiero di quello che ho fatto in passato perché ho ricevuto una mail da Guido Fiori, mi ha dato il permesso di dire il suo nome e che ringrazio di cuore. Mi ha mandato un'email nel quale mi chiedeva un parere su un esercizio, anzi, tre esercizi presi da uno dei miei metodi didattici. Lo specifico 400 esercizi per basso elettrico, dove in questi rispettivi esercizi facevo semplicemente un pattern, mi sembra era l'argomento della mano destra, se non mi ricordo. Comunque, facevo dei pattern su un accordo e Guido ha pensato bene, molto bene, praticamente ha messo in pratica le cose come dico sempre di fare, ovvero ho preso un esercizio e ci ha creato praticamente una canzone, o quasi. Comunque un giro che funziona, l'ha trasportato innanzitutto in un'altra tonalità, perché io l'ho scritto La bemolle, lui l'ha fatto in La, o meglio, ha trasportato questo parte, questi tre parti, su un giro di accordi. Il giro classico blues di 12 battute in stile funk, quindi funk blues di 12 battute in là. Quindi il mio esercizio, vediamo il primo e il terzo, perché il primo e il secondo sono praticamente uguali. Allora, nel primo io facevo questo, lentamente. Quindi suonavo sul La bemolle, giustamente Guido poi ha preso una base in La settima, quindi sull'accordo di settima, sta benissimo. Ho suonato ottava, tonica, La bemolle, Ti, tu, terza maggiore, ottava, terza maggiore, quarta giusta, ottava, quarta giusta. Quarta diesis, quarta aumentata di passaggio, quinta, sesta maggiore, ottava. Quindi. Questo era l'esercizio. E l'altro, il numero 125, altra cosa interessante che ora vi spiego. L'esercizio faceva così, sempre su La bemolle, terza minore, quindi in questo caso sarebbe un Do bemolle, chiamiamolo così. È molto simile proprio. Il resto del pattern è molto simile al primo, però cambia questa terza minore invece che maggiore e di conseguenza anche tutte le diteggiature. Quindi, oltre a fare un grande lavoro di creatività proprio perché comunque è partito da un esercizio prettamente tecnico, l'ha reso musicale perché ha preso una base tanto di cappello, tanti complimenti a Guido, ha preso una base funk, ha trasportato questo pattern, questi tre pattern innanzitutto in un brano suonato, quindi non con un click, ma con una batteria, con l'armonia, eccetera. E ha anche provato, giustamente, a suonare lo stesso pattern con la terza minore, quindi l'esercizio 125, sulla stessa base. Questo è un'ottima intuizione, anche per sentire che colore ha il pattern con la terza maggiore e poi con la terza minore. Quindi per me è stato quando ho sentito, ora ve lo metto, l'esercizio registrato da lui stesso, sono rimasto innanzitutto colpito dal suono di Guido, che mi piace molto, dal timing, da tutto, e in più sono un po' rimasto, come avevo detto all'inizio,
orgoglioso perché comunque ha preso degli esercizi miei e soprattutto ha fatto quello che io nelle mie lezioni propongo sempre di fare, quindi prendere gli spunti dai miei esercizi, dagli esercizi di chiunque, per poi creare musica, quindi non solo creare i propri esercizi, ma partendo da un esercizio, da un pattern, da una frase, da quello che volete, creare musica. Questo è lo scopo principale dei miei libri, che è quello proprio di mettere in pratica tutto quello che studiamo, a partire dalla teoria, dall'armonia e dalla pratica. Quindi, riuscire a prendere gli elementi che io do per poi assimilarli e metterli in pratica per creare qualcosa di proprio. Quindi io ringrazio innanzitutto ancora Guido perché è stato gentilissimo e gli faccio i miei più sinceri complimenti, quindi spero di fare anche altre cose insieme. Vi metto un attimo il suo esercizio, mi ha dato il permesso. 2, 3, 4. Settima, tre settima, allora io insieme al PDF vi allego anche l'esercizio di Guido completo, quindi i tre esercizi in vari chorus. E poi ho avuto anche la gentilezza di mandarmi la base che ho utilizzato, quindi che io allego insieme a tutto il materiale di questa lezione. Praticamente il giro che ho utilizzato, andiamo a sentire con la base. 2, 3, 4, la settima. La settima. Re settima. La settima, mi settima, re settima, la settima. Questa è la base, il giro di accordi, tanto tutto scritto. Quindi lui ha ripreso pari pari il pattern e l'ha trasposto appunto in tonalità sul giro di accordi che vi ho detto. Da qui si può, potete prendere spunto per creare ancora qualcosa di più, prendendo quindi spunto soprattutto da quello che ha fatto Guido, e magari creare dei pattern, così in questo stile, ora come ho fatto io, la prima cosa che mi è venuta in mente, magari per ad esempio lavorare sulla mano destra, tutti i sedicesimi. Ma si può fare, si può creare una linea funk semplicissima e poi suonarla su tutto il giro. Ad esempio, si può aggiungere le ghost. Eccetera, eccetera. Quindi,
Un grazie ancora di cuore a Guido e ragazzi, questo è il modo giusto di studiare, quindi l'invito è sempre quello di appunto di prendere determinati elementi da ogni libro che avete, da ogni materiale che utilizzate per lo studio e poi assimilarlo e creare musica, creare qualcosa di vostro, utilizzare la fantasia, e quant'altro. Quindi per oggi è tutto, trovate base PDF qui sotto, oltre all'esercizio di Guido, e poi vi aspetto al prossimo video.